stata giorno 13 l'ultima volta, poi ti avevano detto la visita giorno 21 che è oggi, però ti avevano detto giorno 6 3 marzo. Tu hai appuntamento con lui e in più avevano sbagliato la data e quando ti devi fare l'analisi, dove non si capisce un cazzo praticamente. Qualunque cosa chiedi, se no ci vuole. Shh! Ehi, se no ci vuole chi tiene il cane? Allora, se no ci vuole chi mi tiene il cane? Al solito chi loro sfasciano, e poi ci vuole l'addestratore del cane. Chi ti tiene il cane? Chi ti tiene la porta aperta? Chi ti tiene il tetto perché sta cadendo il soffitto? Chi nel frattempo ti tiene che non ce la fai perché sei esaurito? Chi porta questa qua? Allora, per questo sfasciano le cose, capito? Per creare problemi, problematiche, che io chiamo problematiche. Allora, Zani l'ho portata qui, siccome al coso aveva un appuntamento giorno, ora non ho qua i libretti perché se li ha portati lei. Intanto, hello peoples, sono le 8 di mattina di giorno 21 febbraio. L'ultima volta noi siamo arrivati giorno 13. Io non posso fare il bravo se loro non sono bravi. Non mi posso sostituire a un medico, a un dottore, a un poliziotto, a un magistrato, a un carabiniere, a un datore di lavoro, a un altro lavoratore, all'operaio, alle cose. Ognuno deve rispettare il proprio ruolo e non fare il bravo, ma esserlo. Questa politica e questa mentalità di quelli che fanno, ma non lo sono, è quella che ha rovinato tanti paesi. È la mentalità, prima di tutto. Allora, lei si doveva vedere, a parte tutti hanno sbagliato il foglio, questo dottore ha sbagliato, Genovese ha sbagliato i foglietti, la stessa cosa in ospedale, sbagliavano la data, sbagliavano, ti chiamano, ma io ti ho chiamato, hanno il numero di telefono di gente, non sono io, non è lei, non so di chi avevano il numero di telefono, si era dimenticato l'appuntamento, il foglio, la data, la cosa. Seconda cosa, parlano con una persona, cioè non ho capito come ragiona sta gente, che mentalità è. Parlano con una persona che dovrebbe essere malata, quindi loro hanno a che fare con una persona che ha una patologia, loro dicono di bipolarità, bipolarismo, uno sdoppiamento bipolare. Secondo loro, che poi non è questo, infatti ora vi spiego, secondo me è sbagliata anche la diagnosi, loro massificano tutto nello sdoppiamento bipolare, tutte sdoppiate bipolare, perché alla fine si trovano gente tutta flashata, come quella a casa mia a Bologna che l'hanno trovato buttato, che ti diceva sono Gesù, come Slim arabo che non beveva manco l'alcol, che l'hanno trovato a dire sono Dio, e come tanta altra gente. Vi ho spiegato come hanno cercato di fare a me, solamente che io mi sono guardato nello specchio a dire chi cazzo è che mi ha messo qualche pasticca, qualche estasi, porca puttana, ora come faccio? Solo mi leccavo qua sopra da tutto addormentato, cioè, mi ero svegliato la mattina, la sera non avevo fumato, e poi fumare la canna ai tempi a Bologna, non mi è mai successo di fumare una canna e ritrovarmi con le pupille così, con le cose, quindi non c'entra. Io compravo il fumo l'hashish marocchino blando, profumava di fumo, di marijuana blanda, non era neanche una sostanza, che ne so, e mi ritrovai con le pupille così, chiunque potrebbe entrare a casa mia, con questi che mi facevano. Ma questo prelievo, niente, non si capisce un cazzo. Provate a dirgli, ma questo prelievo, sono le stesse
analisi che tu hai lì? Dicevo, questo prelievo che ora lei si deve fare, sono le stesse analisi che lei ha scritte? Allora, questa cosa che io vi sto raccontando di Bologna quando nacque mia figlia, ve lo posso raccontare io con nomi, cognomi e anche indirizzi di persone. Perché se non vanno a sistemare loro, se si saranno persi in India da qualche parte questi finti comunisti, finti anarchici e finti fascisti, perché la gente che fa queste cose non sono più né comunisti, né anarchici, né fascisti, né democristiani. Questa è gente che si è venduta alle peggiori, alle mafie più babbe, alla corruzione più babba e al terrorismo più babbo. Cioè è gente che è stata utilizzata dal sistema, capito? Ci sono quelli che riescono e quelli che non riescono. Quelli che riescono a portare a termine gli omicidi, le cose, le forme terroristiche, e quelli che non riescono. In questo caso, visto che io sono qui, questa è la gente che non riesce. Quindi, Zani è stata. Questo colloquio, intanto questi medici qui, ora parliamo di questa situazione che è successa qui, cioè io me ne sono reso conto perché mi guardai allo specchio, visto che studiavo sta roba, avevo già un po' di esperienza perché sono stato giovane in discoteca queste cose, e nei rave, nelle cose, comunque a parte rave e cose conosco la gente, psicofarmaci, cose, ho avuto amici medici, psichiatri che studiavano psichiatria, figli di persone che facevano psichiatri, psicologi, caglione, cose varie, mi rendevo conto che quello che mi avevano messo qualcosa, cioè la cosa morbida, e poi sono stato malissimo, ma sono ritornato a casa con i miei piedi. A differenza degli altri, non mi è venuto a prendere mamma e papà a Bologna. Mi sono fatto il trasloco da casa, questa Irene, Adamantonio, Fabio Massimo, che mi facevano queste cose, sono spariti, spariti. L'ha venuto a prendere il padre, cose, si sono chiusi dentro. Poi, tempo che volevo parlarli, volevo fare, anche se non stavo bene, sono spariti e non c'era più nessuno a casa mia. Sono stato dal medico, alle cose. Ora, la stessa cosa è successa a Zani. Solo che io mi sono reso spariti, cioè m'hanno mollato solo. E poi sono dovuto scendere in Molise con mia figlia, mia moglie incinta, la bambina appena nata e tutte queste cose. Non potevamo stare più a Bologna perché Maria Michela non doveva stare più a Bologna, decisione di suo padre e della sua famiglia che si era messa d'accordo con la famiglia. Quindi hanno pagato a questi per mettermi qualche cosa e per farmela finire male, in poche parole. La notte, cosa, hanno tentato di buttarsi addosso a me, di fare tipo una specie qualcuno mentre io ero in preda, non so che cosa, nelle strade. Hanno cercato di farmi del male, di acchiapparmi, ora non mi ricordo tutte queste cose qua. Ma hanno cercato, cioè non posso parlare perché si dovrebbe aprire un film. Stessa identica cosa, Sfera Magica. Stava male, aveva delle paure, aveva delle cose, stessa identica cosa alla mia ex moglie. Quando è nato mio figlio, era tutta terrorizzata, non so da che cosa. Frequentava altra gente, era bianca nella faccia, pavonazza, e aveva problemi di pensieri, cose, una forma depressiva e delle cose. Non so perché era nato il bambino, quindi non so se gli avevano somministrato qualcosa o dato qualcosa. Comunque era fuori di testa, pensava che io rubavo. Non andavo a lavorare e al posto del mio di andare a lavorare ci andava suo padre Peppinuccio, era fuori di testa, ti sto dicendo fuori di testa. Erano quelli che mi schiavizzavano nel lavoro, all'inizio era tutto rose e fiori, dopodiché cominciavano come hanno fatto con 100, 200, 300, 400, 1000 persone che hanno lavorato per questa ditta, sfruttavano questi contratti di Biagi, co-co-co, di Marco Biagi, della legge Biagi, per rubare, non c'era proprio flessibilità, era subordinazione, ordini al 100%.
Quindi anche lì un secondo attacco mafioso, terroristico e cose. E c'è Pizzo. Ora Cozzani, non ho la sfera magica, come sapevo, glielo dicevo da una vita. Attenzione, perché come a Ciccio Mirco e come tante altre gente, cercano di farti fare il botto. O diventi un assassino, un killer, babbo, proprio, esatto, proprio babbo, cioè gente meschina come loro, che non è che viene in faccia, tipo a volto scoperto, io sono più forte di te, sparo, ti ammazzo, ti trucido, niente, è gente che in maniera nascosta, in maniera ingannevole, cioè dei veri e propri cagapannolini, cercano di fare danno alle persone. Ma dietro a questi ragazzi ci sono degli adulti, c'è la politica, c'è il business, e dietro alla politica c'è il business, capito? Ci sono i poteri che cercano di fare queste cose qua. Ora, io avevo la sfera magica, sapevo che pizzicavano anche a Zani. Chi è stato a pizzicare Zani? Allora, intanto vi dico che non funziona questo sistema, non lo so se fanno violenze sessuali, se fanno. Ci hanno spaccato un labbro, i denti, non gli hanno messo l'espondina, una tutta narcotizzata, non solo narcotizzata prima, secondo me, dalla polizia e dal magistrato, messo da. Oh, la polizia, il magistrato, ma non è il primo caso. Vedete che in ogni provincia, ci sono 10 magistrati, 10 giudici di lavoro, giudici di professione, giudici di uffici, giudici di tribunali, giudici di arbitri, giudici di cose, e anche magistrati in ogni provincia, una decina, che sono indagati da altri magistrati che sono indagati da altri magistrati. Vedete, gli psichiatri, gli psicologi vanno in analisi, come fanno loro le analisi, e le cose vanno in analisi loro. Queste sono informazioni che la maggior parte della gente non arriva. Vedete che in ogni provincia, in ogni regione ci sono 100, 200 poliziotti, carabinieri, finanzieri indagati, arrestati, sospesi, mandati da un'altra parte per fare queste cose qui. Vedete che l'Italia è fatta di sta roba qui e basta accendere la televisione non per sentire verità, ma per sentire il loro show, il loro spettacolo, lo spettacolo italiano che è fatto di omicidi, femminicidi, cose provocate dalla incapacità dello Stato che forgia mentalità e gente fatta finta per uccidere. Persone che giocano finta la propria vita, ma che poi la morte è una morte vera, come sono veri i soldi che cercano di rubarsi, falsi. Cioè, falso la tecnica, il guadagno, falsi i soldi veri, come se fossero falsi, ma ancora più falso è la modalità di guadagno. Non risolvono un cazzo, i vostri soldi, le vostre tasse vanno a finire in tutti i sistemi di sorveglianza, in questi qua che fanno fare cose terroristiche. Quindi, l'esempio più facile è il fatto che dottori, queste cose, stanno parlando, stanno scrivendo, stanno comunicando, che poi sono stalker. Perché poi si mettono d'accordo, arrivano, la puntualità è nello stalkizzare e nel fare gaslighting, quindi negare alla gente quello che fanno. Questi sono vessazioni, sono disturbatori. Si mettono d'accordo, c'è una donna che loro dicono che ha disturbo di bipolarità, loro, il medico parla con lei, il medico gli dà appuntamento. La fanno uscire, la portano di qua, la portano di là, gli dicono ci vediamo, devi farti questa analisi. E sbaglia, no, ho sbagliato il foglietto. Se io non tornavo, non c'era più un'analisi. Il giorno prima ti avevano fatto il foglietto con l'analisi. Ecco qua c'è lo psichiatra. Il giorno dopo non c'era più il foglietto con l'analisi. Ma come? Ah, l'ho dimenticato. Ma come l'ho dimenticato? E sono tornato io, quindi loro hanno a che fare con una persona che dovrebbe essere malata di mente, avere dei problemi di memoria, senza avere un tutore, senza avere qualcuno che la può accompagnare, un punto di riferimento. Cioè loro parlano con lei e in più loro sbagliano le date, sbagliano tutto. Cosa grave, perché c'è una puntura che si deve fare ogni 21 giorni, una cosa, se si deve fare. Ora, vi dico un'altra cosa. In più loro parlano di bipolarità. Ma qua non si tratta di bipolarità, qua si tratta di una persona, garantito, che è stata drogata. Oh, ecco la figlia di Emma. Ah, ecco questa che conoscevo che era.
Allora, loro parlano, questo mi dava il Prozac, quando era un ragazzino gli rubava il Prozac a suo padre che è psichiatra, mi dava Prozac e così, tramite un amico mio che c'aveva una storia, eravamo ragazzini. Quindi, allora, io vi dico una cosa, tutte queste, questa è l'Italia, allora la polizia, perché dico che Zani non ha, allora, Zani è stato drogato. È stata narcotizzata prima di essere narcotizzata da loro. Non riescono ad organizzarsi bene. In più parlano con una persona, cioè danno appuntamenti, foglietti, cose, loro in maniera completamente smemorata, sbagliano il foglietto, lo stracciano, lo fanno. Cioè, ma è una cosa seria o non è una cosa seria? In più lo stanno facendo a una persona che dovrebbe avere dei problemi mentali, cioè Zani dovrebbe. Quindi loro, smemorati, in maniera tutta confusionale, stanno parlando con una persona che è tutta smemorata e che dovrebbe avere problemi. Questo perché è pubblico. Se invece andiamo nel privato, tutto fila liscio, come a quello che la violentavano, è uscita la notizia nei telegiornali. Sicuramente si saranno probabilmente innamorati, hanno parlato di violenza, l'avrà sedotta, l'avrà abbindolata. Sì, è un'altra forma di violenza. Quindi o pubblico o privato in Italia sono scarsi. Scarsi perché non è scarsa la gente solamente, scarsi perché la formazione mentale e cose è finta, è scarsa, è scarsissima, è fake, falsa, finta. Tutti grandi, tutti così, ma non è così. Cercano di portare la pagnotta a casa. E le pagnotte, perché poi ne vogliono avere diverse. E senza motivo, senza validi motivi. E quindi a mio parere è stata la polizia, questo garro, non so se è stato garro o questi che sono venuti a casa mia, visto che insistevano tanto contro di me e hanno un foglietto, la polizia, ce l'ho io il foglietto. Lo dovrebbe avere anche la polizia, visto che la polizia è intervenire 10 giorni prima che venissero da me. 10 giorni prima sono intervenuti a trovare Zani per strada, dopo che era stata a mangiare e a prendere bicchierini e cose, dove andava a lavorare con questa Giannone Greco e con questa Angela Bonanno, con cui aveva litigato con Angela Bonanno, Giannone Greco, con Bartolini, aveva litigato nei bar, aveva litigato per strada, non era più Zani. E alla fine aveva litigato con uno che gli voleva spezzare le gambe, a cui regalava soldi. Zani aveva regalato tutti i miei vestiti, che non ho, tutti i soldi e tutte queste cose per strada della gente. E aveva litigato e si intratteneva con questa gente. Cosa ha pensato bene la polizia? Spinta dal magistrato. Cosa ha pensato? Hanno pensato di venire da me. E allora mi hanno detto, chiaramente, l'altro Simone, che loro, l'altro della polizia Simone, che non gli interessa niente del lavoro in nero e che c'era altra gente. Sono venuti da me perché io avevo il barattolino di marijuana, mia, fatta da vasetto, comprata nel negozio. Ho comprato il semino, lo mettevo. Come diceva la Cassazione, io lo facevo per evitare di essere un delinquente, un criminale, un tossico e di puntare il dito contro spacciatori, di fare parte di cui cercavo la legalità. Ma non è possibile in un paese di mafiosi e corruzione e di terroristi che fanno finta di essere quelli che cacciano il terrorismo e cacciano la mafia. Non le cacciate, voi procacciate, procurate mafia e terrorismo. E illegalità. E sereno vuol dire che essere morto. Ora in Turchia sono tutti sereni. Questa è la mentalità italiana e dei posti simili. Garantito. Vi ho dato anche gli esempi, cioè delle persone non puntuali, scarse, confusionarie, cose che dovrebbero sistemarti la mente, che stanno parlando con una persona e che hanno loro tutti confusionari che parlano con una che dovrebbe essere tutta confusionaria, in più senza verità, cioè nessuno gli dice guarda ti hanno drogato, ti hanno, nessuno, niente, quindi verità non ce n'è, come con i miei figli, verità non ce n'è,
Nessuno gli dice: vedi a tuo padre, lo stavano sequestrando, lo stavano ammazzando, è una forma di estorsione, di pizzo. Tuo padre sarei io, Andrea. Vedi che Andrea lavorava, vedi che qua, vedi che là, si spaccava il culo, gli ha fatto fare i soldi. Niente, verità non ce n'è. Ci sono le carte che a me mi hanno sequestrato la cosa e che io spacciavo. Non sono a chi, perché io amici non ne ho. Peppe non fuma, Gianluca non fuma. Io ormai, diciamo, non fumo, i miei amici non c'erano, quindi questi miei amici, queste mie cose. Poi se andate a vedere gli altri miei amici con cui ho avuto a che fare negli anni, cioè, se la procuravano per strada come tutti, qualcuno si faceva il semino come me, io ho evitato di fare i giri illegali dell'hashish e della marijuana e non uso altre cose. Quindi, come mai sono venuti da me? Quando invece hanno a che fare con un mondo, Zane ha a che fare con un mondo di persone che probabilmente comprano nei clan, che lavorano in nero, del mercato in nero, del lavoro, dello sfruttamento, della schiavitù, del sesso, della violenza, l'hanno provato a fare. Cioè, come mai sono venuti da me? Scrivendo che era un litigio familiare? La polizia? Perché sono scarsissimi? Non solo sono scarsissimi, sono stati loro. Ora me ne frego se i carabinieri dopo sono venuti a casa e mi hanno detto: lei non si preoccupi, non c'entra niente, si sono portati a Zani. Me ne frego. Qua si doveva sgamare chi è che ha ridotto Zani così. E non scrivere balle. Quindi sono stati i poliziotti, i carabinieri, non so se è stato proprio Garro o Garro è la morte, è il salame che hanno utilizzato. Lui che cosa? Sgarro. Comunque, ha sgarrato. Ha sgarrato, avete sbagliato tutto nella vita. Tutto. Non c'è niente da stare sereno. Per me siete scarsissimi. E corrottissimi. Vabbè. E perché è impossibile? Perché una settimana, 15 giorni prima, ho le prove. Ma a chi le porti le prove? Al magistrato stesso che ha cercato di ammazzare Zane e ha utilizzato la polizia, tipo Scagnozzi. Cioè, una settimana prima, 10 giorni prima, Zani era fuori di testa. Per questo io non volevo che ritornasse per strada. Che faceva, sembrava che faceva la benefattrice, era diventata una santona, poi mi tornava con le pupille grosse così, ovali, non era proprio a pallettone la pupilla, ma era un po' bombata, era un po' ovale, era completamente fuori di testa, poi ballava, cappellino. Metteva anche Laura Pausini, Emma Garrone, e ballava, cioè era sotto est, non so cosa gli sminuzzavano nel caffè, nei panini, o cosa gli hanno spruzzato. Era fuori di testa, e la polizia questo lo ignora, gliene frega Zane a chi va, e vengono da me, detto dal magistrato. Allora è stata la polizia e il magistrato. Sicuramente anche carabinieri simili, poliziotti simili e magistrati simili. Hello peoples, complimenti per la vostra Italia. Chiunque ci sia al potere di sto pugno di cessi. Super impare, originale qua. Vi saluto. A verità. Per questo bisogna discernere tra persone, fatti, racconti, verità, lavoro, sostanze. Non bisogna fare tutto un testo unico. Perché se no trovi magistrati, politici, funzionari di Stato, militari e gente disposta per dei soldini in questa confusione a mettere ancora più confusione ed a uccidere. Perché poi la gente, questi qua, se la pagano, gli fanno gli sconti di pena, gli fanno le cose, se li comprano, gli regalano la droga sequestrata,
gli regalano il pizzo, si cacano addosso perché magari sanno che vengono sparati, vengono ammazzati e cose. Questa è la polizia, la magistratura, i giudici, l'esercito corrotta e concussa con la gente, anche in questi livelli qui. Negano di essere mafiosi, di essere corrotti e per giunta occupano dei posti di potere. Questa è la mia storia, è la storia di Zani. Il vostro racconto non funziona, quello che loro scrivono e hanno raccontato non funziona, non è la verità. Cioè, lo so io, lo posso provare in qualunque momento. C'è della gente tutta confusionaria, imbrogliona, che comunica con una che dovrebbe essere tutta una confusa e cose, senza verità. Questa persona è stata imbottita di droga e i poliziotti e la magistratura lo dovrebbe sapere. Hanno anche il documento che prima, 10 giorni prima, una settimana prima, 20 giorni prima, lei era fuori di testa e ha litigato dall'avvocato in nero dove lavorava, da tutte queste famiglie blasonate, da Bartolino, con tutto ha litigato e l'hanno mollata. Quindi gli hanno messo delle robe. Per poi venire da me e fare qualcosa. Questa è Siracusa, una delle città più corrotte d'Italia, informatevi. E i paesi qua, che poi dicevano tu ce l'hai con Siracusa? No, completamente. Io sono italiano e siracusano e siciliano, quindi io l'amo. Però questa è roba che loro scrivono e hanno raccontato, sono bugie nel mio caso. Poi magari in altri casi c'è gente che ha abusato di droga, c'è gente che ha fatto. In questo caso non c'è droga e non c'è abuso. Soprattutto su Zani, l'abuso è su quella persona cercando di fare risultare il barattolo mio come droga, cercando come al solito di farmi risultare a me come quello che sfruttava Rocchi, che è uno delle mafie del congelato, il potere, c'è cioè gente che sfrutta gente, documenti e cose. Come a Bologna e come cosa. Volevano loro, pagano loro, lo Stato, i militari. Sono corrottissimi con certe persone, capito? C'è la mafia che è infilata nello Stato e lo Stato che è infilata nella mafia. Alla fine tutta questa melma diventa tutta una cosa di imbroglioni, di inganni, capito? Questo ormai è l'Italia. Cioè, ma ci sono, c'ho i documenti in mano, con tutti i fatti, documenti veri, comprovati dai video e da fatti, no? Carte scritte così a fantasia, a prepotenza. Ho la prova. Tant'è vero che sono qui e nessuno fa niente, non ha fatto niente. Loro dicono no, loro negano. Come tutti gli assassini. Non riuscivano. Tutte le prime sangue si erano bloccate. Ma non ho capito, tu ora appuntamento, questo due tipi di analisi che devi fare. Tu hai una cosa di analisi che Poi lui mi dirà, Andrea. li dovevamo fare a Palazzolo. No, a me lui mi aveva detto che devo venire per prelevarmi sangue e poi devo venire da lui. Basta. E questo foglietto di analisi che ti ha scritto, ci sono delle analisi da fare? Non lo so, forse queste Tricemia, cose. eh? Forse queste cose Dove sono devono i essere. foglietti? Qua. Andrea, poi quando io sono da Aspetta un lui. attimo, ho capito, siccome lui, intanto tu ti saresti dovuto fare l'elettrocardiogramma, perché questa puntura che fanno ogni 21 giorni non l'hai fatto mai. Devo fare colazione adesso. Sì, ora te lo andiamo a fare. In più, qua, tu hai la visita 6, la visita 3, poi i seguenti esami, l'itremia, sì, prescrivono i seguenti esami, l'itremia, market tour date, creatinemia, latremia, latremania, cioè, 14-2, questo era quando aveva scritto 14-1 a gennaio, e invece aveva sbagliato perché era 14-2. Allora non. Questi esami te li devi fare o non te li devi fare? Non mi ha detto niente di Non ti ha queste cose. detto niente. Ora vi porto qualcosa che fa colazione. E quindi io mi dovrei fare questi interventi e queste operazioni al mio coso. A quello che loro chiamano NEI,
in un posto del genere. Poi dice che sono volgare. Non sono volgare, siete voi che sucate la minchia. Manco se m'ha sucato tutta la nazione. Illustrissimi e scagnozzi vari. Devo andare a cercatore ammazzare.